Gradara è pronta al ritorno di assedio al castello. Dopo la pausa forzata dovuta alla pandemia, il borgo è pronto nuovamente a catapultarsi indietro nel tempo da sabato 22 a domenica 23 luglio. Si tratta di una delle rievocazioni storiche più belle d'Italia, che compie 10 anni accompagnando i visitatori dentro e fuori le mura in un viaggio in una dimensione epica tra sprazzi di vita quotidiana del 400, compagnie di armigeri, cavalieri in armatura, vivandiere, nobildonne e messeri. Tra balli di corte, accampamenti di armigeri, artiglieria e cavalli disposti su un grande palcoscenico di 2 ettari, ci sarà un esercito di oltre 200 rievocatori a dare vita ad uno spettacolo unico nel suo genere e storicamente ispirato in maniera filologica all'assedio messo in atto nel 1446 dai potenti eserciti degli Sforza e dei Montefeltro contro Gradara, che all'epoca era uno dei più importanti castelli malatestiani. Sabato e domenica, all'interno delle mura del borgo fortificato, risuonerà il fragore della battaglia con la messa in scena di un vero e proprio cinespettacolo, accompagnato da una colonna sonora dal vivo e da un racconto teatrale a più voci. Tra cavalli addestrati al galoppo, lancio di frecce infuocate e il crepitio delle armi da fuoco. Da non perdere poi l'eccezionale spettacolo piromusicale, uno dei più grandi al mondo realizzati sulle mura di un castello, che nella notte di sabato infiammerà il cielo sopra la riviera con 10.000 effetti esplosivi.